spesso, o perlomeno in passato, il critico teatrale era chi? Era un filosofo, no, che si adattava spesso a fare dei commenti su spettacoli teatrali. Erano, secondo Carmelo Bene, nella maggior parte dei parvenu che si occupavano poi secondariamente di teatro, no? Per cui volevo sapere qual è invece, in tempi molto più recenti come appunto i nostri, il percorso che in questo caso ha portato te a diventare critico teatrale. Grazie, grazie anche dell'invito. Vedete, il corso del critico è un mestiere pericolosissimo, siamo qui proprio al limite, sempre rischiamo di cadere. Un mestiere, sì, mestiere brutto, sporco e cattivo in realtà, perché appunto è qualcosa di parassitario, no? Qualcosa che non si capisce bene. C'è un aneddoto molto divertente di Alessandro D'Amico, che è il figlio di Silvio D'Amico. Silvio D'Amico è stato un grandissimo critico di teatro italiano, ha fondato l'Accademia che porta il suo nome. Ebbene, il figlio, che poi anche lui è uno studioso, racconta che quando stava a scuola la maestra gli chiedeva chiedeva ai bambini: i bambini, che lavoro fa il vostro papà? Cioè, chi diceva l'idraulico? Ah, bene. Chi diceva l'avvocato? Ah, bene. Chi diceva il pompiere? Beh. E quando toccava ad Alessandro D'Amico, lui era preoccupatissimo perché non sapeva come rispondere. Rispondeva normalmente: mio papà va a teatro. E la maestra diceva: allora fa l'attore? No, sta seduto in platea. Ah, è un lavoro quello. Cioè sì, perché lui deve dire quando fanno bene ad applaudire e quando invece fanno male ad applaudire. Insomma, è una cosa abbastanza strana. Per quel che mi riguarda è nata, come sempre accade, per amore di un'attrice. L'amore di un'attrice che mi ha portato a giocare a teatro quando avevo... È una notizia, no? È normale. Quando avevo 18-19 anni, mi ha portato in una piccola compagnia teatrale e ho provato a fare l'attore, ero un cane, ho provato a fare il regista, peggio, non avevo nulla da dire, però nello stesso momento ho capito questa cosa strana, ho incontrato questa cosa strana che è il teatro, che è una malattia che va combattuta con metodo omeopatico. Devi buttartici dentro finché non sviluppi gli anticorpi, no? Ci rimani. Poi quando hai sviluppato gli anticorpi ormai è troppo tardi e rimani dentro, infossato in questa cosa qui. E quindi contemporaneamente ho iniziato a scrivere su un giornale locale, ero a Pesaro, nelle Marche, e ancora sono qua a scrivere. Perché? Perché poi in fondo è un mestiere che ha a che fare con il giornalismo, naturalmente, ha a che fare con la scrittura, ha a che fare con quel mondo ineffabile e particolarissimo che è il teatro, che è qualcosa che ci avvolge, ci cambia la vita. Io 5 sere a settimana vado a teatro, tutto l'anno, forse agosto mi prendo un paio di settimane, perché poi i teatri sono chiusi. Se dobbiamo fare un appuntamento con gli amici ci vediamo prima dello spettacolo, se dobbiamo andare a cena ci vediamo dopo lo spettacolo, se dobbiamo uscire con una fidanzata la portiamo a teatro. Insomma, è qualcosa veramente un po' da curare in qualche modo, però è questo. E poi ecco, io sono... Scusami, ma tu vai così tanto spesso a teatro perché collabori con tante testate, oppure è normale per un critico teatrale avere questa parte? Diciamo, è anche un po' l'obbligo, no? Perché comunque far teatro vuol dire vedere, non è che si può vedere a casa il giorno dopo il DVD, vuol dire stare lì, vuol dire condividere questa esperienza, ed è l'unico modo. Il critico teatrale è anche un collezionista. Normalmente quando ci vediamo con i colleghi, la prima cosa che facciamo è scambiarci le figurine. Hai visto quello? Sì. Hai visto quell'altro? Sì. Hai visto quell'altro ancora? Sì. Hai visto quello? No. Era bellissimo. Normalmente lo spettacolo che noi vediamo è sempre quello più bello, no? A detta anche degli artisti. Poi ecco, cerchiamo di farne un mestiere, cioè di raccontare questa cosa a chi non c'è stato. Cerchiamo di farne un racconto giornalistico su questo. Naturalmente Fabio Ferzetti, che è giornalista del Messaggero, ci dirà sicuramente tanto. E poi ecco, mi sono autoformato, io sono laureato in legge, avevo una brillante carriera di avvocato davanti e poi per quell'amore là, che poi ci siamo lasciati subito, naturalmente, perché come attrice non era brava, non ci si può mai fidanzare. Sei proprio un critico, sei critico al massimo. No, esatto.
E quindi ecco, studiando, vedendo, collezionando, si fa di questa pratica anche una sorta di professione. Il mio primo articolo fu, me lo ricordo, nell'88, 1988, stroncai uno spettacolo di Luca Ronconi. Io avevo 21 anni, non so se avrete visto sicuramente gli spettacoli di Luca Ronconi, che è stato recentemente scomparso, è stato uno dei maggiori registi italiani. Io ecco, pensavo di sapere tante cose, pensavo di aver capito tante cose, in realtà non avevo capito niente, proprio niente di quello. Ti penti di quel giudizio a distanza di qualche anno? Non ci pentiamo mai dei giudizi, cerchiamo di motivarli con coscienza e con deontologia. Intanto faccio salire sulla pedana, su questo palco, Fabio Ferzetti del Messaggero, critico cinematografico. Allora Fabio, accomodati qui, trova il tuo spazio, e Andreina Sirena che appunto ci aiuterà a fare qualche domanda interessante a Fabio Ferzetti, è competente. Allora Andrea, scusami l'interruzione tecnica. Che stavamo dicendo? Ci eravamo interrotti sul più bello, insomma, Ronconi a distanza di anni, quel giudizio lo confermi oppure? In parte lo confermo perché era uno spettacolo noiosissimo, a 6 ore e mezza. Ah, però. Era l'uomo difficile di Hofmannsthal, però non avevo capito niente, Dopo ho capito col tempo, studiando, che quella dilatazione dei tempi, quel modo di recitare straniato e straniante, quel modo di stare in scena delle attrici aveva un senso, un significato profondo. Lì per lì dicevo solo che noia, e sappiamo che la noia non è una categoria critica, non è un modo per valutare uno spettacolo. Senti, io sono rimasto incuriosito da una tua definizione che hai dato, cioè un manuale molto, molto bello, molto importante, anche perché è uno dei rari manuali che ci sono sulla critica teatrale. Tu hai dedicato appunto, ecco, questo manuale, se non sbaglio, di Villus, mi sbaglio, alla figura appunto del critico teatrale, alla critica, e l'ho definito, forse per esigenze di titolo editoriale, un fantasma. È un modo elegante di definirlo oppure c'è un significato? Beh, ci sono un po' di rimandi anche, diciamo, aristotelici, ma insomma, non è il momento per addentrarci in queste cose, sono un po' noiose. Però sì, è un fantasma, cioè l'essere critico in sala è essere una presenza un po' fantasmatica in qualche modo, ma anche veramente proprio un fantasma, perché il teatro lo fanno gli attori che stanno qua, lo fanno gli spettatori che stanno lì, e poi c'è questa figura strana che sta a metà, no? Che sta in questo guado qui in mezzo, in parte a fianco degli attori, a fianco dei registi, perché cerchiamo in qualche modo di spiegare, di trasmettere quello che è successo in scena, in parte anche a fianco degli spettatori, perché cerchiamo di dire quello che arriva, no? Quello che si riceve. E questo fantasma evoca un po', questo era il titolo, è uno dei due manuali, purtroppo ci sono solo due manuali in Italia di teorie critiche, l'altro è di Massimo Marino, un collega di Bologna, è molto bravo. E qui in questo libro abbiamo cercato di fare un po' il punto di quali sono le teorie critiche, quali sono gli attrezzi, no? Gli attrezzi del mestiere per leggere, giudicare, valutare uno spettacolo. Noi crediamo, l'ho scritto insieme a Roberta Ferraresi, che è una giovane studiosa bravissima, critica bravissima, crediamo che si possa ancora esercitare il giudizio, che non sempre nella critica è una cosa consolidata e garantita. Molte correnti critiche, da Artaud a Nietzsche, ci dicono che dobbiamo farla finita con il giudizio, no? E poi in un paese dove ogni grado di giudizio, dall'arbitro di calcio alla Corte Costituzionale, viene messo in discussione, no? Forse dovremmo invece ritrovare una pratica serena, deontologicamente corretta, di esercitare il nostro ruolo di fantasmi, certo, ma di critai, no? Coloro che scelgono, che valutano e che separano. Questa era l'etimologia greca del verbo che è crino, no? È criticare, i critici vengono da lì. E poi, come diceva Brecht, che diceva una frase molto bella, critica nasce dalla crisi e la acuizza, cioè facciamo aumentare la crisi, ma in questo senso può avere ancora un valore essere fantasmi, no? In mezzo a chi il teatro lo fa.
e ne fa un mestiere, ne fa un lavoro. Bene, abbiamo fatto questo piccolo, diciamo, questa introduzione sul mondo del teatro, in particolare della critica teatrale. Se vuoi, Andreina, possiamo allargare il discorso appunto anche al cinema per far entrare quindi Fabio. Fabio, buonasera. Dunque, tu non sei nuovo di questo luogo, perché nel 2000-2001 hai... No, anzi, negli anni 90. 90-91. Negli anni 91-92 hai dedicato un festival alla sceneggiatura proprio all'interno del Premio Flaiano. Sì, all'interno del premio, ho già lavorato, insomma, fondando un festival all'interno del Premio Flaiano negli anni 90. Poi, importantissimo, vabbè, che tu sei il nipote di Gabriele Ferruzzetti, del grande attore, ti sei formato alla Sorbona a Parigi e ha studiato cinema a Parigi e soprattutto ha scritto sulle Cahiers du Cinéma, che è, insomma, la rivista dove hanno scritto sia Bazin che Truffaut. E poi dall'84 è scritto per Il Messaggero, dall'84, giusto? E poi hai curato soprattutto dei ritratti per gli attori italiani, gli attori del cinema italiano, quindi Margherita Bui, Bentivoglio, Albanese, e poi hai realizzato anche un documentario ritratto su Carlo Verdone. Inoltre ti sei occupato anche di eventi paralleli del Festival di Venezia, dove io e te ci incontriamo sempre, e soprattutto sei stato il direttore delle giornate degli autori. Allora, io comincio con una domanda, che in Italia sono stati tanti gli scrittori che sono passati attraverso la critica cinematografica: Ennio Flaiano, Buxati, Malerba, Indro Montanelli, Alberto Moravia, che era diventato critico cinematografico dell'Espresso dal 1955. Quindi, secondo te, bastano queste due passioni per essere un critico cinematografico, ovvero la passione per la scrittura e la passione per il cinema? Ne aggiungo un altro che era per me il più bravo di tutti, sì. Giuseppe Marotta, riscoperto, certo, recentemente da Gianni Amelio, da Goffredo Fofis, hanno ripubblicato Una Scelta, non più così recentemente, sono ormai diversi anni fa, dei suoi scritti. Marotta era uno scrittore popolare, uno scrittore dell'oro di Napoli, l'oro di Napoli, un scrittore oggi abbastanza dimenticato, ma all'epoca popolarissimo, che teneva appunto una rubrica molto seguita. Ma la storia della critica cinematografica in Italia si intreccia un pochino anche alla storia della nostra letteratura, perché il cinema era considerato appunto roba da... è stato per anni considerato roba da letterati, quindi c'è uno sguardo colto, c'è sempre stata una grande tradizione critica, beh, fin dai tempi, insomma, di cinema, addirittura di Vittorio Mussolini, specifica cinematografica, che ha accompagnato poi la nascita del neorealismo, che ha fatto la fronda negli ultimi anni del fascismo e che ha preparato il neorealismo, insomma, c'è l'Attuada, i Comencini, molti registi hanno cominciato anche scrivendo, anche in Italia, anche se ne parla meno che dei critici, poi futuri registi della Nouvelle Vague. Però per tradizione giornalistica e forse tardo-crociana, insomma, idealistica italiana, poi le grandi rubriche di critica cinematografica venivano sempre affidate a letterati, questo ancora prima della guerra, insomma, e a maggior ragione dopo. No, non credo che basti naturalmente avere una grande passione per il cinema e saper scrivere ed essere molto colti, come si suppone che siano letterati, per scrivere con competenza e con pertinenza, insomma, di cinema. Credo, altrimenti non farei questo mestiere, insomma, credo che il cinema abbia bisogno, tanto più oggi, poteva essere ancora vero negli anni 50 che il cinema era in fondo giovane, ma oggi è proprio impensabile, insomma, che un critico non abbia una formazione specifica. E infatti sempre di più, anche perché appunto nel frattempo si sono imposti degli studi universitari di storia e critica e metodologia, insomma, della critica agli spettacoli, quindi oggi è più usuale. Io credo di essere, se non il primo, che poi è antipatico, non voglio dare un medaglio, insomma, uno dei primi critici, quindi ufficiali, che io ho avuto la fortuna di trovare ancora un quotidiano, anche lì sono stato invece uno degli ultimi a entrare, insomma, in questa categoria abbastanza a rischio di estinzione. Io mi sento un po' un dinosauro, insomma, siamo, anzi,
dico, sento che un giorno scriverò la mia autobiografia, l'attacco sarà a 26 anni ero già un dinosauro, perché ho cominciato prestissimo, ma questa figura personale stava quasi morendo. Io ho avuto la fortuna appunto di entrare a fare tutta una carriera dentro il giornale, così come dire, avendo alle spalle un giornale importante come Il Messaggero, non smetterò mai di ringraziare la fortuna di avermi dato questa opportunità. Però è una cosa che si vede sempre meno, appunto oggi i critici di teatro, di cinema scrivono soprattutto sulle piattaforme web, sui siti, ci sono dei siti specifici. Allora io venivo dalle riviste, esistevano trimestrali, mensili, non ancora settimanali, insomma riviste specializzate, riservate agli appassionati, dove ci si faceva le ossa, quindi c'era, veniva questo travaso. Però sono credo uno dei primi a conquistare un quotidiano avendo studiato cinema all'università, sì. All'epoca non. Poi dopo è diventato più sistematico, insomma, oggi. Però appunto allora, tu hai vissuto questa epoca d'oro, perché era proprio, cioè la cinefilia era diventata proprio un fenomeno di massa negli anni 80, e quindi i critici avevano raggiunto una grande autorevolezza. E poi col passare degli anni sicuramente le recensioni si sono anche un po' accorciate, sono diventate anche un po' più brevi. No, te lo dico, sai. Perché? Perché oggi al lettore basta anche vedere le stelline, ecco, quante stelline ha questo film, ne ha due, ne ha una, per andare al cinema, quindi magari non gli interessa neanche leggere un'analisi molto profonda, perché lo sento anche tra le persone, quante stelle gli ha dato My Movies, quante stelle gli ha dato Il Corriere, quante stelle da lui. Però su My Movies, per esempio, si leggono recensioni ampie, molto più ampie di quelle che pubblicano i giornali, cioè poi esistono siti specializzati che hanno ormai molti lettori che fanno, devo dire, My Movies è uno, ce ne sono altri che fanno anche un buon lavoro, da My Movies a Quillan, che è molto più amatoriale, che non ha un grande gruppo editoriale alle spalle, che è fatto da un gruppo di appassionati, per citarne solo due molto lontani come importanza e come peso, che però fanno un ottimo lavoro, coprono i festival, coprono l'attualità cinematografica, intervistano quanto possono, perché poi fare critica non si deve identificare solo, cioè si pensa sempre alla recensione che è l'oggetto critico, insomma, critica si fa in tanti modi, si faceva, si continua a fare, oggi meno, questo è un problema tra l'altro specifico, come dire, del giornalismo italiano. Nel giornalismo italiano c'è questa strana categoria, anche nei quotidiani, nei settimanali importanti, diciamo, seri, tra virgolette, generalisti, per cui le interviste ai registi, agli attori o magari ai produttori, qualche scrittore da cui è tratto il film, eccetera, sono per lo più affidate a croniste, bravissimi per carità, ma che fanno colore. In realtà, cioè, se c'è un pezzo che avrebbe bisogno di un critico è l'intervista al regista, e capita ancora, però diciamo che la regola, sistematicamente questo lavoro viene fatto da qualcun altro, non è il critico che si occupa invece di dissonare il terreno, di elaborare un linguaggio comune, di costruire un terreno di incontro, perché poi purtroppo in Italia c'è molta, oggi più che mai, una volta non era così, oggi non so perché, non so se ci siano delle, come dire, colpe generazionali o se semplicemente l'epoca, anzi che vorrei chiedere a Andrea, ma credo che il teatro sia molto diverso, il dialogo fra chi osserva, commenta, interpreta il lavoro che viene fatto dai registi e dagli attori, dagli autori insomma in generale, considero coautori del film anche attori, ovviamente sceneggiatori, insomma non avrei tra l'altro dedicato un festival a questa figura professionale se non pensassi che gli sceneggiatori sono importantissimi e spesso sottovalutati, però appunto il dialogo fra queste figure professionali si è un pochino, diciamo che l'anno, insomma, non è, anche perché purtroppo appunto esiste tutto un immenso, diciamo, sommerso di siti, di rassegne specializzate, ancora di riviste, esistono ancora persino le riviste, però poi esistono invece solo alcuni pochi superstiti così nelle trincee della stampa, che vengono sempre più visti come interlocutori ostili, vengono vissuti dall'altra parte, quindi rendo conto più delle volte come così, più come potenziali nemici che come compagni di strada, interlocutori, amici e testimoni che invece dovrebbero aiutare a mettere a fuoco e a fare il lavoro. Io considero appunto il critico, non farei questo mestiere se non pensassi che potrei essere utile in qualche modo a coloro di cui mi occupo, guai, non sono mica lì per tirarli giù tre palle un cento, insomma, assolutamente. Però invece purtroppo in Italia
spesso la cosa è vissuta in questo modo. Vabbè, ti faccio un'altra domanda, una provocazione, poi passiamo la parola ai critici teatrali. Allora, questa provocazione, dunque, Truffaut diceva che tutti quanti hanno due mestieri, il proprio e quello di critico. Infatti lui aveva scritto anche un saggio, I sette peccati capitali della critica nel 55, e terminava dicendo: in verità vi dico, diffidate dalle parole dei critici, anche se lui aveva scritto appunto sulle Cahiers du Cinéma, è stato critico prima dei 400 colpi di trionfo a Cannes, però ce l'aveva a morte con i critici. Però è vero che in realtà il critico ha un'identità un po' strana, perché è un po' un apolide, non è dietro la macchina da presa, non è in mezzo al pubblico, quindi cerchiamo di definire un po' questa figura. Allora, bisogna storicizzare un po', però intanto si fa anche un po' confusione, perché uno dice di critico, che una delle cose che più detesto è quando mi sento dire appunto da qualcuno del cinema invece lo fa: voi critici. Io dico, io non dico voi registi, voi attori, sennò prima o poi dirò anche voi negri, insomma, cioè un attimo e ci si arriva. Non esistono i critici, esistono tanti critici con tante idee molto diverse. Poi capisco che magari è faticoso seguirli uno per uno e capire come la pensano, e nessuno è tenuto a farlo. Però se devi dire voi critici, insomma, lo trovo abbastanza offensivo. Credo che i critici siano altrettanto diversi tra loro quanto sono i registi o gli scrittori, come categoria in quanto tale, se non per ragioni sindacali, insomma, sono poco interessanti. Beh, lì Truffaut si rivolgeva effettivamente ai critici della grande stampa, e lo faceva dalle colonne dei Cahiers du Cinéma, che sono stati, come molti sicuramente di voi sanno, una incredibile palestra non solo critica, ma sono stati il trampolino di lancio per tutta una serie di critici appassionatissimi, cinefili, ferventi, insomma, essere cinéphile, diciamo in francese, negli anni 50 aveva un significato molto diverso da quanto non lo abbia oggi, perché insomma era un'altra epoca, un altro mondo, un altro cinema, un altro modo di andare al cinema, di inseguire i film in giro per il mondo. Non c'era certo la capacità di rivederli riprodotti oggi su mille diversi congegni a nostra disposizione, quindi era una vera e propria militanza, era una scelta di vita. Dai Cahiers e da Art, non si ricorda mai nessuno, Arti, sono traghettati al cinema con Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette, Romère, insomma il meglio della web art è passato lì, e lì c'era una crociata specifica contro invece i critici, diciamo, borghesi, difensori del buon gusto, difensori di quel cinema de papà che Truffaut condannò, di quel cinema ben fatto, e che poi lo stesso Truffaut si pentì di aver condannato con tanta veemenza da giovani, quando si è giovani si stimano delle stroncature spaventose, poi si impara un pochino ad apprezzare anche le ragioni degli altri, come dire, si tempera un po' di più la pena, ma insomma fa parte del gioco. Quindi se la prendeva con quei critici lì in particolare, per affermare invece l'esigenza di creare una critica di tipo nuovo, insomma la storia direi che gli ha ampiamente dato ragione. Interessante a questo punto, perché l'apertura sul cinema mi permette appunto di pensare, è quasi un assist, no? Perché è stata quell'invenzione, diciamo così, quel linguaggio che ha portato il teatro a perdere una quota importante di centralità. Questo volevo chiederti, Andrea, cosa porta, diciamo, ad un critico teatrale di oggi a dover scrivere i propri pezzi cercando di conquistare un pubblico che si è fatto più distante, quindi adottare un linguaggio sempre più trasparente, poco specialistico, oppure al contrario è talmente diventata un'arte di nicchia quella del teatro che tanto vale scrivere un pezzo quasi letterario, specialistico? Ci sono tante domande nella tua domanda, poi tante robe. Poi Fabio Ferzetti è un maestro e da sempre infinite suggestioni. Un punto di riferimento da tanti spunti molto, molto interessanti. Allora, noi dobbiamo, dunque, io credo che il teatro debba ringraziare il cinema, perché ha capito che non vale la pena inseguire il cinema o la televisione su quei linguaggi. Tutto quello che è stato il grande teatro immagine degli anni 60 e 70, molto bello, anche 80, poi gli 80 esploso, Bob Wilson e così via, in realtà grazie al cinema e grazie alla televisione il teatro ha recuperato la sua essenza profonda. Cioè il teatro oggi è l'unico e ultimo luogo in cui delle comunità si incontrano per parlarsi direttamente.
cioè non dico all'ultimo luogo di democrazia discorsiva, ma vedete anche qua, anche la letteratura poi riprende una forma teatrale di incontro, condivisione, scambio, per cui ci guardiamo negli occhi e ci parliamo, no? Quindi su questo devo dire che il teatro sta facendo delle grandi vittorie. Non è un'arte nicchia, certo siamo una minoranza, ma abbiamo più spettatori del calcio. Dati SIAE ci dicono che le persone, gli abbonati, gli sbigliettamenti del teatro della stagione, un paio di stagioni fa, adesso chiaramente si risente della crisi, sono pari se non superiori a quelli del calcio italiano. A Epidauro, che è la nascita di tutto, insomma, come il teatro di Dioniso Atene, cioè lì sono passati tutti, no? Insomma, allora in Grecia oggi, dove la crisi è esplosa in modo conclamato, non come qui che ancora facciamo finta di nulla, ma insomma dove è fortissimo, gli spettatori vanno da tutta la Grecia, si mettono da parte i soldi tutto l'anno per andare a Epidauro, perché Epidauro è un luogo in cui si cura l'anima, c'è il tempio di Esculapio di vicino, no? Cioè il teatro fa bene, la famosa catarsi. Non è una roba esoterica, è una roba che ne usciamo e stiamo meglio, in salute, se lo spettacolo è bello, se è brutto no, vabbè, insomma, diciamo che quelli erano bellini come spettacolo, possiamo sperare, no? Fa bene la salute, quindi, allora, c'è una specificità teatrale che si rinnova ogni anno con grande forza, allora io questo sono un militante, sono veramente un San Felice, proprio vado all'attacco su questa roba qui. Siamo una minoranza, certo, siamo una minoranza attiva, anche come dire tollerata dalla maggioranza e a volte molto influenzata e influenzabile rispetto alle politiche della maggioranza, ma va bene, ma ci siamo, e come minoranza siamo molto attivi e molto forti. Poi il linguaggio, il tema del linguaggio è un tema straordinario. Allora è ovvio che se io scrivo su pesca sportiva o su donna moderna il mio linguaggio deve mutarsi, è il lettore quello che conta, no? Questo ovviamente i grandi giornalisti ce lo insegnano, però noi dobbiamo essere o continuare ad essere dignitosamente superficiali, perché chiaramente in 20 righe non puoi dire tutto di quello che accade in uno spettacolo, no, in un film. Dobbiamo avere la dignità della nostra superficialità, ma anche la capacità di fare adesso. Pensate ai colleghi di Repubblica, i colleghi di Repubblica che fanno teatro hanno 11 righe a disposizione. E io appunto dicevo loro, ma come fate, ma che senso ha fare critica? E mi hanno risposto, no, non è vero, abbiamo trovato un modo per fare critica anche in 11 righe. Allora, questo è interessante il passaggio, se rubo ancora un minuto, dalla carta stampata al web. Il teatro è stato paradossalmente, almeno per l'Italia, uno dei territori che per primo si è approfittato del web per aprire spazi critici molto seguiti. Subito dai primi anni 2000, appena è stato possibile, insomma, ci sono siti a teatro, del teatro, siti molto, molto letti, che hanno sviluppato un modo di fare critica molto vicino a quello che era della carta stampata. All'inizio ci dicevano testi brevi e molte immagini. Adesso abbiamo visto che possiamo scrivere degli articoli lunghi, complicati, profondi, ci proviamo, e hanno lettori. Hanno lettori appassionati che seguono. Io adesso in questo ultimo periodo sto lavorando per un sito di politica e di economia che si chiama Gli Stati Generali, dove paradossalmente i miei articoli di teatro, non perché sono miei, ma cioè, hanno tanti lettori quanto l'apertura di politica su Renzi, e questa cosa è sorprendente anche per gli stessi, sì, la signora sta telefonando, ma vabbè, siamo tranquilli, anche sorprendente anche per gli stessi direttori del giornale, no? Per cui si è scoperto che c'è un pubblico di lettori appassionato, attento, per non parlare dei lettori della danza, quelli che si occupano di danza sono i più fanatici di tutti, si dedicano con un'ansia, con una voglia a quei pochi articoli che appaiono di danza, che sono veramente encomiabili. Allora, abbiamo recuperato un linguaggio critico, approfondito, dettagliato,
che fa memoria, che fa archivio, perché se noi vogliamo sapere che cosa succede a teatro e che cosa è stato fatto a teatro nel 1970, lo troviamo in internet. Quindi i nostri pezzi, paradossalmente online, rimangono come memoria collettiva e come testimonianza di una vita. Nel cinema abbiamo i DVD, abbiamo i film, abbiamo le pellicole, nel teatro no. Restano i nostri articoli che fanno una storia popolare, spiccia, semplice, critica del teatro stesso. Allora, il linguaggio certamente è la chiave di volta, dobbiamo essere capaci, come dicevo prima, di adeguare il nostro linguaggio, il nostro stile al giornale su cui stiamo scrivendo, ma senza rinunciare, senza abdicare alla complessità del teatro. Senti, ma scusa, vi rubo un attimo il mestiere, intervisto io Andrea, ma tu come ti regoli con le, no, questa cosa delle lunghezze a me poi personalmente mi appassiona, perché da quando appunto io ho cominciato scrivendo i saggi, i saggetti, i saggi lunghi, i saggi brevi, le recensioni di 5 cartelle su un libro di cinema per le riviste, che meraviglia, mi sfogavo, scrivo tutto quello che volevo. Quando ho cominciato a lavorare in giornale ed ero ancora molto giovane, i pezzi erano 30 righe o anche 27 o 41, perché poi a seconda di com'è la gabbia tipografica di quel giorno, però è una palestra appassionante, perché tu impari a scrivere 41 righe su quel film e magari che ti sia piaciuto o che non ti sia piaciuto, infatti è tipico, ma capita ancora oggi, lo posso scrivere meno perché questo film secondo me dice, ma guarda, oggi il pezzo è così e viceversa, ma questo non vuol dire che poi i giornali si facciano, vuol dire, così all'ingrosso, vuol dire che quel giorno hai l'occasione per spiegare magari più ampiamente perché un certo film è secondo te una schifezza, o magari invece hai poche righe per spiegare, non so, per dire l'ultima cosa che ho scritto, è uscito il film di Bellocchio pochi giorni fa, che è un film importante, controverso, con 2 anni perché è tratto dal libro di Gramellini, e io avevo solo 40 righe. Oh, mi sembra di essermela mi pare, ma poi si abitua e non sa più cosa. Però insomma, la questione dell'avere poche righe può essere molto stimolante. Ho una rubrica quotidiana che purtroppo esce, credo, solo a Roma, credo che l'Esagero non la pubblichi nelle edizioni extra romane, dove tutti i giorni io in 13 righe, appunto come le famose 11, sintetizzo un film. Ho scoperto, tra l'altro, che riesco a farla solo se ho scritto la recensione prima. È difficilissimo di prima battuta individuare le 4 cose, 5 fondamentali da dire su quel film ed elaborare un linguaggio, perché poi la questione è essere, tu dicevi, dignitosamente superficiali, ma anche acrobaticamente, coraggiosamente densi in forma leggera, ma inserire della densità magari nella scelta di un aggettivo, di un attacco a sorpresa, di una chiusa che magari contraddice quello che sembrava aver detto fino a quel momento, di un riferimento inatteso, non so, anche in poche righe si possono dire molte cose. Il problema vero, che per me è, come dire, è la mia croce, è la pietra angolare del problema di chi fa giornalismo, non credo mi porrei questi problemi se scrivessi appunto su un sito specializzato, ma scrivendo sul Messaggero, che devo presumere, voglio sperare, va in mano a persone molto diverse, non necessariamente colte, non necessariamente magari colte, ma non esperte di cinema. È fino a che punto io ho diritto di fare, di dare per scontato certi... scontati certi riferimenti, posso citare tranquillamente i Coen, che sono mezzarini, no, 5 battute, i Coen, per me sono un mondo, chi ha visto i film dei fratelli Coen, dice i Coen, ah, e sa immediatamente quei 10-12 film, ma se uno non sa chi sono i Coen, tra l'altro di Coen, ne esistono molti nel mondo, i Coen fanno i registi, e allora insomma, le cose si complicano, però che fai, sacrifichi 5 delle tue 40 righe di fratelli Coen, che sono quella coppia, quei 2 fratelli, un regista, l'altro sceneggiatore, che hanno fatto e citi almeno i 4 film. Decidi di volta in volta, se pensi di avere spazio, che sia fondamentale che si colga il riferimento, ma se stai scrivendo su un film molto strambo, che sai già che probabilmente il lettore più distratto neanche guarderà, e allora ti concedi di dire i Coen, comunque sono scommesse ogni volta che devi fare. Perché poi ti giochi, vedo un'altra cosa difficile da capire, qui i siti hanno un vantaggio sui giornali, voi avete un feedback immediato, immagino che siano molti a scrivere, nei giornali è più difficile sulla carta stampata, e anche quando poi metti il pezzo online, perché anche da noi è arrivato online e quindi la critica poi spesso va sul sito, però non sono molti
a scrivere, a dire, a farti notare, e poi per lo più arrivano solo cose, come dire, distruttive o polemiche, è difficile che, no? Però anche quello è importante, perché il dialogo con i lettori sarebbe fondamentale, ma poi capiranno, piacerà, non piacerà, magari odiano quello che scrivo, lo trovano contorto, lo trovano poco comprensibile, lo trovano viceversa ovvio, lo trovano, non so, è molto difficile, questa è una cosa che manca, per cui io sento molto il bisogno e invidio fra l'altro chi sta anche, non so, all'università, per cui ha comunque una platea di studenti, e comunque colgo ogni volta l'occasione di questi incontri proprio perché per me è preziosissimo avere a che fare, poter guardare in faccia delle persone, vabbè, poi ho fatto molti festival e nei festival appunto poi spesso c'è un dibattito a seguire o una presentazione, insomma comunque ci sono occasioni di incontri, però il festival già si rivolge a un pubblico specializzato, mentre il giornale è quel trampolino sulla l'intera città o l'intero paese in teoria, e lì le cose si complicano parecchio. Però insomma questa cosa dell'avere anche pochissime righe a disposizione io l'ho sempre presa come una sfida, come dire, sportiva. Dice ok, devo fare questa cosa ma ho 100 metri, non ho 5 km, quindi devo esprimere tutto, devo imparare a diventare uno scattista. Interrompo soltanto per ragioni di tempo, perché poi dovremmo a un certo punto lasciare spazio agli altri appuntamenti, e quindi volevo fare una domanda che probabilmente, anzi posso rivolgere a tutti e due. Mi colpiva nell'ultima annata questa tendenza di portare a cinema degli spettacoli praticamente teatrali, no? Ha iniziato Kenneth Branagh, insomma in Inghilterra ha iniziato, adesso si sta allargando questa produzione anche alle modalità italiane. Quindi è una domanda che posso rivolgere a entrambi, dalle vostre prospettive come leggete questa novità? Beh, uno dei maggiori sceneggiatori di Hollywood si chiama William Shakespeare. Da tempo. Lo pagano pochissimo. Lo pagano pochissimo, però ha tante buone idee. Come dire, è un'usanza, correggimi se sbaglio, un'usanza molto praticata di prendere il teatro e portarlo al cinema. Dal punto di vista dei teatranti, come dire, va bene, figuriamoci, a volte ci sono delle cialtronate tipo Shakespeare in Love, non so se l'avete visto, un pessimo film, adesso entro nel merito di Fabio, non vorrei mai. Altre volte ci sono delle cose divertenti, insomma sicuramente Branagh fa dei lavori per mezzo di un genere tempesto. Sì, fa dei lavori molto simpatici di trasposizione. Orson Welles ha fatto dei capolavori, per cui figuriamoci, ce ne sono tanti. Però credo che lui parlasse dell'usanza di fare teatro filmato nei cinema, cioè sì, il grande spettacolo Hamleto con Cumberbatch che esce uno o due giorni, infatti, no? Sì, anche l'opera fanno adesso. Non lo so, io continuo a preferire il teatro fatto. Mi piace vedere gli attori che sudano, che faticano, che si dimenticano le parti, mi piace vederli quando si nascondono dietro le quinte, non lo so, mi piace sentire il vicino di sala davanti. Dietro. Quello che tossisce? Sì, che tossisce, famoso, che telefona. Tossiscono anche al cinema. Prego? Tossiscono anche al cinema. Sì, quello ha i cellulari anche al cinema, assolutamente. Però non lo so, c'è un ambiente casareccio, no? nel teatro che continuo ad amare, e soprattutto mi piace essere guardato. La cosa fenomenale del teatro è uno sguardo che torna su se stesso. Noi spettatori guardiamo gli attori che ci guardano, e questa curvatura dello sguardo, questo scambio di energie, di contatti è qualcosa di unico. E allora è vero che Ian McKellen, quando fa Riccardo III, può guardare in camera per guardare il pubblico, ma non è la stessa cosa. Cosa pensi invece dei registi di teatro che passano al cinema, da Pippo Del Bono a Mario Martone? A volte cioè, da sì, quei quelli... Ascanio Celestini, a volte fanno bene, a volte lo sai, non fanno bene. Tu che ne pensi? Beh, i primi due che ho citato fanno per lo più bene o molto bene, mi piacciono molto i film del Bono, cioè trovo che abbia trovato un modo molto, anche se in Italia è praticamente messo al bando, insomma semiclandestino, il del Bono cinematografico. Martone, vabbè, ha proprio una carriera parallela,
Emma Nardi ha fatto un film solo che ho trovato molto bello. Ascanio Celestini è un mistero, perché tanto mi piace il teatro quanto io resto sconcertato, proprio non so, non capisco, non riesco ad afferrarmi, come se cercassi di prendere un fantasma che mi sfugge. Ma invece anche Alexander Sapurov si è cimentato col teatro, eh? Io sono andata a vederlo a Milano e tu sei andato a intervistarlo a Vicenza. Sì, beh, vabbè, quello è un caso opposto. Poi Sapurov è partito da uno spazio. L'idea di Sapurov era usare questo incredibile spazio del Teatro Olimpico di Vicenza, insomma è stato come dire la gigantesca tagliola che hanno preso, in cui lui si è caduto, insomma, con tutto il suo peso, salvo poi lamentarsi che gli avevano impedito di fare il 90% di quello che voleva fare, perché insomma era un monumento storico, quindi era impraticabile. No, comunque insomma i linguaggi sono diversissimi. Prima parlavamo con Andreina di quanto il cinema, vecchissima questione, insomma, che risale ai tempi del muto, come dire, inglobi le altre arti. In fondo nel cinema c'è la pittura, c'è la letteratura, c'è la scultura, c'è il teatro, ma poi non c'è più niente, perché invece al cinema c'è qualcosa di completamente diverso, di profondamente diverso e di scandalosamente nuovo rispetto a tutte le altre arti, che è appunto il cinema. Ed è quello che un critico di cinema si misura veramente con una cercando vastità enorme di materia, sì. Ma devo dire che questo quid, e credo che l'avvento delle serie televisive gli darà la mazzata finale in questo senso, è sempre più appannaggio veramente di una cerchia abbastanza ristretta di appassionati, come dire, il cinema proprio come essenza, la captazione del tempo che il cinema mette in opera sui volti, sui luoghi, sui corpi che mette in scena, la capacità di lavorare con questo tempo è qualcosa a cui sono sensibili spettatori così abbastanza iniziati, e che si sta sempre più perdendo, perché sta vincendo tragicamente, a mio modo di vedere, ovunque nel mondo l'impostazione americana, che per carità ci ha dato migliaia di capolavori, ma che appunto trionfa nelle serie televisive, che approfittano dell'immensa dilatazione temporale consentita dalla lunga serialità per lavorare moltissimo sul piano del racconto, ma molto meno su ciò che il cinema può fare, appunto facendo in realtà almeno del racconto, o contraddicendo ciò che il cinema racconta, o raccontando in altre forme. E questo purtroppo è sempre più confinato ai film, diciamo, da festival. E questo secondo me è una perdita per il cinema di oggi. Credo che se oggi rinascesse Antonioni, ma non riuscirebbe più a girare un metro di pellicola, e sarebbe un peccato, perché poi Antonioni lo hanno copiato, guarda caso, copiato, tra virgolette, tutti i grandi registi invece poi americani della generazione successiva, quindi ha dato moltissimo anche al cinema di racconto, ma insomma, poi, discorso lungo. Va bene, allora ci avviciniamo alla chiusura, purtroppo, diciamo, per motivi puramente temporali di questo nostro incontro, e quindi vorrei buttare lì una domandina proprio facile facile. Scherzo, chiaramente, perché volevo chiedere, porre però una questione fondamentale, cioè, ma la critica come pezzo, in che misura, secondo il vostro giudizio, deve contenere, diciamo, un commento, quanto più trasparente, quanto più il critico, cioè, diciamo, deve porsi fuori come individualità, quanto invece sia lecito che lui prenda posizione, in questo modo renda, diciamo, un servizio parziale al lettore in questo caso. Io ci faccio un corso di 6 mesi all'università. Perché è una domandina facile per chiudere. Cerchiamo di essere. La critica teatrale italiana possiamo riassumere 2 grandi periodi. Un modello è stato rappresentato da Roberto De Monticelli, critico a tantissimi decenni del Corriere della Sera, che non parlava con gli attori, frequentava giusto Strehler per stima reciproca, ma se no non li conosceva. Dal 67 in poi ci fu un famoso convegno Ivrea in cui si è detto che la critica doveva sporcarsi le mani, doveva essere militante, no? Doveva schierarsi a fianco degli artisti per sposare delle poetiche. Allora, a metà di queste due, diciamo, oggi stiamo cercando di avere un rapporto consapevole, serio con chi il teatro lo fa.
rispettoso dei reciproci ruoli, quindi ritrovando anche la capacità di, come dicevo prima, di giudicare. Io non credo che si possa essere obiettivi, l'obiettività in teatro non esiste, non è possibile, perché se io una sera mi siedo lì e la sera dopo mi siedo di là, vedo due spettacoli diversi, perché gli attori cambiano, perché io cambio, perché una sera ho litigato con l'amorosa, ho mangiato bene, ho bevuto troppo, eccetera, eccetera. Allora dobbiamo essere soggettivi e in questo il web ci aiuta molto. Noi siamo passati da un parlare in prima persona plurale, noi crediamo, noi andiamo, per essere un po' astratti, allo schierarci proprio in primissima persona singolare. Ma possiamo dire io c'ero e vi racconto quello che ho visto e quello che ho sentito. E anzi, più siamo parziali, singolari, personali, più abbiamo riscontro nel lettore. Cioè più ci schieriamo per come siamo, ci sveliamo per come siamo, più abbiamo riscontro in termini proprio numerici di lettura, quasi che siamo più onesti nel dire questo è il mio punto di vista e non questo è la verità. Allora non è più possibile una grande verità, non è più possibile una grande analisi dello spettacolo per quello che è, perché ogni spettatore vive la sua. Si è moltiplicata anche la pratica del giudizio. Se io vado a comprare un pacco di biscotti, ci vedo scritto dietro, scrivi cosa ne pensi sul sito della marca dei biscotti. Quindi ciascuno di noi è un potenziale critico, è un potenziale giudice di quello che ha vissuto, quello che ha mangiato. E questo non ti inquieta? E questo inquieta perché non c'è la profondità, il giudizio articolato, è complesso. Allora la differenza che possiamo fare noi nello schierarci in prima persona è portare questa complessità di sguardo, ma è il nostro punto di vista, è il mio punto di vista e vale tanto quanto quello della signora che compra i biscotti. Allora proviamo a usare un pochino di parole chiave. Hai appena detto complessità, non hai detto, ma era sottinteso, soggettività, quindi non la verità, ma insomma la via migliore forse è all'incrocio tra queste due vie. Io credo che uno abbia il diritto di definirsi critico e di non essere uno dei mille utenti di biscotti o di cinema di teatro che dicono la loro sul web o fanno il favore all'industria di mandare il loro parere, così quello mette un po' più zucchero, un po' più margherita e vende meglio e lo fa gratis. Credo che uno abbia il diritto di definirsi critico e di costruirsi un podio alto, anche se solo 2 centimetri, per carità, proprio per dire io provo a dirvi queste cose perché ha studiato, è appassionato, conosce e riesce, come dire, a riflettere nel prisma che il film o lo spettacolo teatrale gli offre magari un po' più cose, un po' più temi e problemi, un po' più appunto di complessità dello spettatore comune, perché non c'è una differenza, come dire, di natura fra tutti. Cioè, intendiamo, per fare il critico si deve restare spettatori comuni. A me, guardate, il complimento più bello che ho avuto nella mia vita me l'ha fatto Alberto Lattuada, che non conoscevo, che ho incontrato per caso, non negli ultimissimi, insomma, era già molto anziano, lo sono trovato di fronte alla presentazione di un libro, io presentavo con altri, una serata come questa. Alla fine tutti se ne vanno, poi che sia tutti se ne vanno, anche ci si saluta, io resto lì solo come un fesso, e sempre vedo un omino venirmi incontro con un gran sorriso, e poi capisco che è l'attuale, il resto stupefatto. Mi dice: Ferzetti, sei bravissimo, ti leggo sempre, non sei mai diventato un critico. Traduco, credo di aver inteso, volesse dire, non hai mai scritto, non sei mai messo a scrivere in critichese, diciamo, non hai mai assunto la boria, la spottia di quello che giudica a tutti i costi, ma sei rimasto, così l'ho intesa, poi non gliel'ho chiesta purtroppo perché ero talmente stupito, poi ci siamo salutati, sorrisi, fatti due salamelecchi che non l'ho più visto. Però credo che volesse dire che cerco di trasmettere tutto ciò che un film muove dentro di me, quindi col massimo rispetto anche per chi quel film ha lavorato, che poi queste cose generino, quindi, sentimenti, emozioni negative o positive, è incidentale. È contingente. La cosa che a me interessa veramente nel lavoro critico è proprio questo corpo a corpo con il film, l'opera, insomma, l'oggetto che non che ho davanti,
ma che attraverso, perché in un film ci si immerge, ci si nuota dentro e ci si lascia invadere da un film. Andare al cinema è molto diverso che andare a teatro, significa sedere al buio, ahimè oggi sempre più spesso sedere davanti al computer, perché magari il film ti arriva comodamente sotto forma di link a casa se fai questo mestiere e non va tanto bene, però anche lì sei solo al buio davanti a delle immagini in movimento e i meccanismi scattano tutti, anche se l'immagine è più piccola. Però appunto bisogna essere in quel caso soli e non in tanti in una sala, così una cosa. Paradossalmente si ricrea però qualcosa di molto intimo lo stesso. Però quello che interessa appunto è dar conto con la massima ampiezza possibile di tutto ciò che il film suggerisce, magari senza neanche saperlo. Quindi dire, il film è un campo di forze che si attraversa e che si cerca di restituire con la massima aderenza possibile. Quindi la soggettività, certo, non possiamo che essere soggettivi, magari non proprio perché abbiamo, sì certo, anche mangiato troppo, nel senso, speriamo di no, ma soggettivi perché io in questo momento ho questa età, ho attraversato queste esperienze e come dire, non ci si immerge mai due volte nello stesso fiume, figuriamoci se ci si immerge due volte nello stesso film. Ogni volta che io rivedo un film che mi ha, sono film che ho deciso di non vedere mai più perché mi hanno procurato una tale emozione, un tale piacere, un tale shock estetico ed emotivo all'epoca, sono terrorizzato all'idea, pensa se rivedo oggi un Pickpocket di Bresson che non mi sconvolge come mi sconvolse a 20 anni, non lo voglio più vedere il Pickpocket perché fu una folgorazione, lo ricordo abbastanza anche se non nei dettagli. In fondo preferisco non vederlo, ma se mi capitasse di vederlo, se dovessi andare a un convegno su Bresson, dovrei parlare di questo, della distanza che separa il Bresson che ho visto a 20 anni, perché io non sono più lo stesso e quindi neanche il film è lo stesso, ma non perché sono cambiato io, perché è cambiato il mondo, perché è cambiato il cinema, perché Bresson l'hanno invitato in tanti. Adesso dico una cosa che mi farà magari drizzare i capelli in testa, ma che ti vergogno anche di dirla, ma la dico, mi è capitato di rivedere dei film di Fellini e di chiedermi perché li trovavo meno belli di come li ricordassi. E mi sono dato una risposta, forse perché Fellini è talmente transitato, come dire, è stato talmente assorbito, digerito, metabolizzato, rielaborato da tantissimi altri registi in ogni angolo del mondo, che ormai rivedere l'originale può perfino emozionarci meno, perché appunto viene a mancare la sorpresa. O sono cambiato io, o sono diventato una persona peggiore, tra virgolette, che non si emoziona più ad alcuni, non dirò quale. Quindi sono domande così un po' da critico. Sì, io infatti ogni tanto mi guardo attorno per vedere se c'è qualcuno dell'organizzazione che mi dice di chiudere, perché ricordo che questo era un po' l'orario limite, però anche se non ci cacciano ne approfitterei per, se possibile, un'altra domandina facile, da voi Andrea. È sempre molto generica, per cui fondamentalmente si può allargare dal teatro. Ah, perfetto, dobbiamo chiudere. Mi dicono, posso fare l'ultima? Sì, che tanto è facilissima. Allora, la critica, quando è nata fondamentalmente con il... quando è nata come mestiere, perlomeno conclamato, quindi con il giornalismo, quella teatrale, si è posta, sembrava avere questo problema, questo quesito davanti, ma il teatro deve, ci aveva già una risposta tra l'altro, intrattenere, divertire o educare? Gramsci, Gobetti erano tutti per educare e non divertire. Tu che posizione hai? Sono categorie superate? Per farla molto breve, io se ogni tanto mi diverto sono contento. Andare anche a teatro ogni tanto a farsi due risate è una bella cosa e quando capita è un bel piacere, no? Insomma, non è che ci dobbiamo sempre mortificare con le tragedie, con le cose. Insomma, anche Aristofane ha il suo perché. Ecco. Anche la Bish. Grazie. Beh, adesso confesserò un film che io e Andrea abbiamo visto insieme per puro caso. Lui era lì con suo figlio, io con il mio Block Notes, che non è la stessa cosa, ma insomma, lui era lì per divertimento, io per lavoro. Era un'altra cosa che volevo chiederti, che ti ho visto prendere appunti prima a teatro, io beatamente potevo solo lasciarmi andare. Insomma, abbiamo visto insieme l'Eco Movie, che probabilmente nessuno in questa sala ha visto, perché in Italia è stato scambiato per un film per bambini o per un film d'animazione un po' fesacchiotto. Invece è un film grandioso che così ripassa e rielabora e reinventa
forme e miti e topoidi di così cent'anni di cinema, fumetti, letteratura popolare, insomma era in realtà grande cinema, però ci divertiamo più noi di suo figlio, questa era un po', ridevamo più rumorosamente, quindi è vero, gli piace divertirsi.